Il settore del giardinaggio ha subito un vero e proprio crollo che ha toccato punte fino all'80% a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Meglio è andata nella nostra regione invece al settore agroalimentare, che ha continuato a lavorare seppure a regime ridotto. Ora la speranza è legata all'avvio della fase 2, come spiega ai nostri microfoni il titolare della SVAL di Garrufo di Sant'Omero, Ettore Di Francesco. E c'è stato un calo esponenziale soprattutto nel settore del giardinaggio. Noi vendiamo i fiori, le piante, e all'inizio non si potevano neanche vendere, e invece il settore agricolo ancora tiene, perché la gente che deve concimare il grano, deve trattare, ancora vengono. Voi lavorate molto con i comuni limitrofi, anche con le basse Marche. Il fatto di non potersi spostare da un comune all'altro ovviamente per la vostra clientela ha rappresentato un handicap non da poco, e per voi un calo delle vendite anche del 70-80%, è così? Sì, ci siamo dovuti organizzare con la vendita porta a porta, abbiamo iniziato a fare anche delle consegne a domicilio, però il calo c'è stato, soprattutto le piantine, ortaggi e i fiori, c'è stato un calo anche più dell'80%. Quali sono le prospettive per questa ripresa e anche per l'inizio della fase 2 di cui tanto si parla? Le prospettive, se si riapre ai comuni, se possono venire i comuni limitrofi a trovarci, il settore può andare avanti, perché la gente tutto vuole fare un piccolo orto, vuole mettere tutto un fiorellino dentro casa. Voi ovviamente guardate al futuro, si pensa ad un ritorno graduale, seppur lento, alla normalità, e questo l'auspicio anche di tutti gli imprenditori qui della Val Vibrata. Noi speriamo che dopo il 4 maggio si ricomincia un po' ad aumentare le vendite, a vedere più persone, sempre con le protezioni, perché prima di entrare nel nostro negozio ci vuole la mascherina, ci vogliono i guanti. Voi ovviamente avete provveduto a sanificare tutti gli ambienti del vostro punto vendita? Sì, perché noi vendiamo i prodotti apposta per sanificare gli ambienti, vendiamo le maschere. Vendendo i fitofarmaci ci abbiamo un po' di tutte, maschere, guanti, tute, tutti i DPI ce l'abbiamo.